Allora, Max, musica e contesto sociale, quanto è importante e quanto contato per te? Nel senso, anche a livello di testi, di argomenti da trattare. Ma diciamo che credo che indipendentemente da quello che sia il pensiero di un artista, la musica è anche politica ed è anche comunicazione. La musica è politica di strada. Quindi credo che la molla in ognuno di noi scatti o debba scattare per un senso di comunicazione, di ribellione a qualcosa che non ci sta bene. E diciamo che un po' tutti gli artisti iniziano nel proprio percorso musicale proprio perché c'è qualcosa che in questo mondo non gli sta bene e lo devono sfogare e manifestare, e il musicista lo fa con la musica. Quindi io non credo a chi dice che le cose devono stare separate, che chi fa il cantante deve fare il cantante e non deve parlare di politica, perché la politica è tutti i giorni dentro di noi e non è necessariamente il simbolo di un partito, sono delle idee. La politica sono idee. Le idee devono essere messe a confronto, ma per essere messe a confronto vanno comunque cantate. Sì, io concordo pienamente con te, anche perché è da lì che parte tutto. E la musica al giorno d'oggi, Max, almeno con tutti questi contest che fanno, non contest, reality musicali, tende sempre ad arrivare a dei livelli più alti a livello tecnico, molto meno a livello di concetti, di contenuti. Può essere che quello che noi sfogavamo nella musica, adesso la gente li sfoga sui social e quindi ha meno da dire? Io penso che, e qui entro già in una discussione, se vogliamo anche politica, penso che innanzitutto che anche a livello tecnico, nei reality, non ci sia sempre e solo un livello eccelso. Però mi spiego, secondo me nella componente, nella torta che deve generare un prodotto musicale, ci deve essere sì la componente di tecnica, la componente di comunicazione, la componente di cuore. Se viene a mancare qualcosa, il prodotto è incompleto. Vedo tantissime cose televisive che sono ben fatte, ben confezionate, anche non a livello tecnico eccelso, ma che mancano di cuore perché siamo in una società che negli ultimi 30 anni è stata molto condizionata e posso anche dire instupidita da un certo tipo di televisione, da un certo tipo di Vero. comunicazione, di messaggi, di ideali. Quindi sui social credo che la gente sfoghi principalmente la frustrazione, non l'arte, perché gli artisti continuano a fare arte. E diciamo, si è data voce a tutti e quindi la parola dello stupido vale come la parola di chi ragiona. Ho E quello capito. credo sia forse la cosa più brutta della democrazia, ma mi batterò sempre perché tutti abbiano la libertà di manifestare un'idea anche stupida. Però con il confronto e con la discussione magari fargliela cambiare o magari andare io incontro a un'idea che ritenevo inizialmente stupida. Però se si viene a mancare del confronto non si può neanche iniziare un certo tipo di approccio all'arte, alla cultura.